Pupacchiotti, ben ritrovati all'interno del canale. Oggi per un nuovo titolo, Grime. Preparatevi dunque ad entrare in questo mondo fantastico, pieno di creature ambigue dalle forme strane, la cui energia verrà da noi risucchiata per poter vivere e sopravvivere. Una visione. Signore e signori, buonasera a tutti e ben ritrovati all'interno del canale Loops The Second Side. Oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo titolo, signori. Un titolo appena rilasciato dalla Cloverbyte, Grime. A parte lo scherzo, titolo nuovissimo, veramente molto bello, molto interessante, che potrebbe darci qualche scorcio di bel gioco, signori, tanto per usare un termine calcistico. Quindi, volete che ve lo racconti io? O facciamo parlare i fatti? Facciamo parlare le immagini? Facciamo parlare il gioco? Si parte! Iniziamo una nuova partita! Si presenta abbastanza discretamente, direi. Sembra il film La storia infinita, sembra fantasia. Qualcosa si nasconde là dietro. Mi sa. Cioè, siamo noi! Testa di uovo! Fatica! Ecco, quando si dice cado e mi faccio in mille pezzi. Perfetto. Tieni premuto L per muoverti. Ok. Siamo tutto così? Oh. Dai, su! Dai, dai. Dai che gliela fai. Eccola. Oh, bello imponente. Allora, signori, vedo che qui già ci sono. Durazione sicuramente, vita, energia e quant'altro. Sotto abbiamo vari riferimenti. Bene, direi di iniziare il nostro cammino. Non si sa dove. Ma sono sicuro che guardando l'arredamento non sarà un cammino facile. Ah, no. L'atleticità ce l'abbiamo. Non ci manca. Ok. E questo che cos'è? No, vedi, già subito iniziamo con forme strane. Allora, mentre ti muovi, scatto. Puoi scattare attraverso le creature, passo indietro. Ah, ok.
Senza testa? Ma sono tutti senza testa. Assorbimento. Per assorbire, premi RB nel momento in cui va a segno l'attacco di un nemico. Quindi devo aspettare che attacchi lui. Uno spuntino prima dal banchetto in arrivo. Ho capito. Quindi assorbiamo l'energia, presumo. RB. Ok. Lei dà la mano? Buonasera. Sì, dà la mano, però è aggressivo. Sarà. Volevi fare furbo, eh? Guarda su. Sbagliato. La mia testa è tutta. Sei una testa di roccia. Tutto sbagliato. Ma come ci arrivo là sopra da testa di roccia? E qui sotto come c'è qualcosa? Attenzione. Ancora assorbimento. Prego. Mano. Simpatico. Questi sono buoni, cattivi, amici di Maria. Lo sapevo io. Era tutto calcolato, spero. E io per spaccare le cose? No, con la forza del pensiero non ci arriviamo. Salta giù. Quest'altro? Eh sì, buonasera. Sì, prego, prego. La mano quando dico io me la devi dare. Ho preso, ho preso. Respiro. Assorbire i nemici ruba il loro respiro. Premi RT per convertire un intero indicatore di respiro in salute. Bello questo, mi piace. Quindi anche con RT, oltre a RB, bellissimo. Ok. Ah, ok, possiamo convertire quello che noi succhiamo, tra virgolette, dai nemici. E farlo diventare energia vitale. Mi sento molto elettrizzato. Qui possiamo salire attraverso le mura. Ecco, qui cielo. Sì. Distruttore. Non mi sembrate molto. Cavità piangente. Ah, qua tutti che. Ok, LT. Questo che cosa sarebbe? Un checkpoint? Cos'è? Mi sa di sì. Cavità piangente, profondità, cresci. Allora, mi sa che io forse sono forse un po' in mezzo alle balle con la webcam. Mi sposto un attimino perché qua se no non vedete. Ok, adesso dovrei essere meno in mezzo alle balle. Ad ogni modo, sviluppo e ricettacolo. Questo praticamente che cos'è il nostro magazzino? Salute, vigore, forza, destrezza, risonanza. Salute aumenta i punti salute massimi consentendoti di sostenere più danni prima di distruggerti. Vigore aumenta il vigore massimo consentendo di eseguire più azioni prima di esaurirlo. La forza aumenta i danni per le armi basate sulla forza. La destrezza aumenta i danni per le armi basate sulla destrezza. Cazzo, non fa una piega. Risonanza aumenta i danni per le armi e i tratti basati sulla risonanza. Mi stavo quasi preoccupando di questa cosa. Quale di questi? Direi, mi piace. Forza? Ma sì, dai. Cominciamo subito già aggressivi. Cosa abbiamo? Azzo, c'è qualcosa che ci può interessare. Massa informe minuscola. Eh sì, diamogli uno spazio. Seleziona uno slot per massa. Ehi, già lui si cambia, si sostituisce, diventa simpatico. Ok, io ancora però non ho idea di come ammazzare questi esseri, sempre se sono. Ecco, io ho paura. Ah, vero, c'era la cosa che potevamo prendere. Azzo. Scusami. Ah, con la forza del pensiero praticamente io li ammazzo questi. Ok. Scusi, lei. Andate via, voi brutti, voi. Ma io non sono brutto, sei tu brutto. Meraviglia. Perfezione. E poi? Ah, perdonami. Per un attimo ho creduto che tu fossi uno dei miei deformi e disgustosi fratelli. Ah no, no, tu non sei affatto come loro. Le tue proporzioni sono sublimi, grazie, caro. È la palestra, la palestra. Oh, essere perfetto. Ti prego, lascia che ti serva posto.
posso esserti utile, lo giuro. In che modo? Io cercherò qualcosa che possa esserti utile. Sì, ti ritroverò e ti offrirò un dono degno della tua divina attenzione. Arrivederci. Io vorrei arrivare tanto là sopra. Eccola là. Ehi. Cosa essere tu? Massa minuscola. Un'altra. Siamo a due. Intrigante. Sì, no, non so. L'ho visto. T'ha già visto. T'ha già rotto tutto. Questo? Questo si è dato una craniata da solo. Ma guarda, non voglio perdere tempo ancora con te perché mi pare di aver capito che... Salta giù. Qui cosa abbiamo? Ah, l'amico. Ehi, bello. Essere perfetto, grazie. Forse ho trovato un dono degno di te, cioè? Cioè? Hai un'arma, una cosa, un bastoncino per distruggere più facilmente disgustosi esseri inferiori e trasformare in... Oh, grazie. Bello. Ascia dilaniante. Signori, mi emoziono. Ascia dilaniante. Siamo diventati molto aggressivi? Vediamo. Bello. Vediamo se funziona. Funziona alla grandissima. E con questo signore qui? Funziona. Ragazzi, la potenza è nulla senza controllo. Abbiamo pure le unghie. Troviamo in posto le unghie. Mi sono messo le unghie, ragazzi. Me ne sono appena fatte. Vediamo. Cazzo di forza. Con la manina non possiamo nulla? Però con la manina posso fare la seguente. Aspetta. Alla manina però gli posso fare molto male. Cazzo, spacco pure le pareti, ragazzi. Fantastico. Mi servirebbe uno così a casa in questo momento. E questo cos'è? Un altro checkpoint? Segnalatore sintonizzato. Cioè, gli stai facendo sapere a tutti che siamo qui. Com'è sta storia? Informazioni sulle mappe aggiornate. Ok. Questo è un segnalatore della mappa. Guarda com'è bella sta mappa. Ok. Quindi, teoricamente lì è il nostro checkpoint, lì in basso, e lì siamo. Io con la forza del pensiero vi devo distruggere. E a te no. Bene. Con un solo colpo ti ho sfondato tutto. Ragazzi, abbiamo un'arma che veramente neanche il miglior, non lo so, Goku. No, non ti è una bestia, non si controlla, ragazzi, è una bestia. Gli attacchi rossi non possono essere assorbiti. Puoi scattare quindi lui, con lui non posso fare nulla. Cazzo. Però ci posso passare. No! Becca the West. No, mi ha colpito, cazzarola. Mi ha massacrato, ragazzo. Oh, ma così. Torna indietro, che ti faccio un buco del... così. Punto caccia ottenuto. Così la smetti di fare il furbo. Scendiamo qua sotto. Guarda giù. Sì, c'è qualcosa. Mi serve energia. Però se ci colpisce, ragazzi, abbiamo finito, eh. Quindi dobbiamo stare molto, come dire, attenti. Raga, c'è il rischio concreto, eh. E quindi io non vorrei rischiare, scusatemi, ma... Sarà per un'altra volta. E qui sotto? Aspetta, qui sotto? Non c'è niente qui? Attenzione. Io mi devo prendere un po' di energia.
Ecco, questa mi serve. Ah, devo praticamente aspettare che si ricarichi tutta sta cosa. Vediamo qua. Qui non c'è nulla per noi. No, c'è nulla per noi. Cazzo! E chi è questo? E qua. Attenzione. Allora qua entriamo nella zona calda. Campo di detriti. Attenzione. Nel campo di detriti non facciamo niente nemmeno? Ah no, ce n'è roba. Aspetta perché mi metto l'armatura. Vi piace come... Guardate che bella armatura che mi sono fatto. Sto carino, vero? Bello, bello. Fa spaccare le teste a tutti. E questo chi è? Non mi prendi? Quello mi lancia le cose dalla distanza. Guarda, guarda. Guarda questo. No, niente. Prendi, che a questo qui ora gli facciamo il bucio. Le zanne gemelle. Mi piacciono le zanne gemelle. Pure, abbiamo pure le zanne gemelle. Qua spacchiamo tutto, ragazzi. Però questi qui ce li potevamo tenere cari, perché ci potrebbero sempre servire per quando dobbiamo ammazzare a quello. Che ne pensate, ragazzi? Ecco, a questo io come lo vado a prendere a fargli il bucio? Minchia, ma ha preso lui, cazzaro. Massa informe piccola. Bella, prendiamola pure. Massa informe. Grande, ragazzi. Qua ci stiamo andando a fare, veramente. Io questo come lo prendo? Minchia, ma bastardo. Ma trepati da là, che rischi. Eh sì, ciao. Porca miseria. Io mi devo ricaricare, voglio capire come mi devo fare. Ah, ecco, però lo devo caricare tutto. Attenzione qui, eh. Ma sei scemo, ma porca miseria. Questa non la dovevi perdere tu, questa. Guarda qui alla mano. Perso due colpetti di energia che proprio non dovevi. Manina? Manina? Bene così, mi serviva la manina. Manina pure tu? Manina? Avvicino. Ecco, così. Ah, bene, riempiamo che mi servirete. Andiamo di qua, va. Interessante. Anche tu mi servi, manina. Ok. Prendi tutto. Signore, gambe spinose del piangente. Ma mi sono fatto l'armaturona, ragazzi. Siamo diventate delle bestie. Passiamo attraverso anche i muri? No, ancora questo potere non lo abbiamo. Attenzione anche qui a queste trappole mortali. Passo adesso. Cazzo. Aspetta, perché io questo qua, onestamente, già mi ha rotto veramente le balle. Pericolosissimo, però, eh. Oh, ma mi hai... Ma se sono stato un pazzo. Andiamo avanti, va. Questo qua è meglio che lo lasciamo stare, guarda. È proprio pericolosissimo. Andiamo avanti, dai. Attenzione,
Attenzione qui. Ma tu così esci? E se finiamo nel buchetto qua sotto, che dici, cosa c'è qua sotto? Io non lo vedo. Attenzione che c'è qualcosa di interessante. E tu cosa sei? Il Sacro Graal, scheggia di metallo sanguigno. E che cosa ci facciamo con questa scheda di metallo sanguigno? Scheggia di metallo sanguigno. Scheda. Varie, non si può usare? No, non la possiamo usare. C'è altro invece che possiamo... Niente, praticamente non possiamo usare. Perlomeno per il momento. Ma qui sotto? Cosa abbiamo qui sotto? Ma noi già ce l'abbiamo questo, no, non mi serve un'altra di energia. A livello di energia siamo a posto. Sotto cosa abbiamo? Attenzione. Aggressività? Ah no, è l'amico. Arisu, ciao, Wayu. Essere luccicante. Questo muro non può essere distrutto dal tuo lato. Puoi arrivare qui tramite un passaggio dall'alto. Dall'alto. Ok. I rumori di sottofondo sospetti però. Attenzione. Distruggi prede impegnative per ottenere i loro punti caccia. Investi punti caccia nei tratti all'interno dei surrogati per sbloccare il loro potere. I tratti vengono acquisiti distruggendo le prede con l'assorbimento. E questo lo possiamo assorbire noi? E dall'altra parte c'è però qualcosa. Va bene, io ragazzi, visto e considerato che siamo arrivati praticamente al secondo checkpoint, mi fermerei qui per il primo video di oggi. Mi auguro che sia stato di vostro gradimento. Al solito fatemelo sapere con un bel polliciazzo in su se questo gioco vi può piacere e ci possiamo fare una serie. Commentate, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!